il 20,7%. Allora a quella platea io dico, ma lo sapete quanto pagate voi? Lo sapete quanto pagate voi? Allora a quel punto applausi e dico, eh no. Perché se difendete la progressività nominale di un sistema che voi avete disegnato, i cui effetti concreti sono quelli di beneficiare alla massima quantità possibile, in termini di aliquota media pagata, le società iperfinanziarizzate e le grandi banche e poche grandi imprese, perché Eni, Telecom, Enel, cioè il 70% del totale utili e dividendi di tutta borsa italiana quotata, hanno aliquote medie tra il 17 e il 19%. Allora dico, se voi avete disegnato questo sistema, voi avete celebrato un grande compromesso, ed è questo quello che spiega questo sistema fiscale che noi vogliamo abbattere. È un grande compromesso che in nome della progressività grava soprattutto sul ceto medio e medio basso, perché a parità di reddito disponibile i poveri dipendenti col sostituto d'imposta si vedono rapinati di una quantità di denaro folle, folle a parità di reddito disponibile, e che invece grava pochissimo su poche grandi imprese iperfinanziarizzate e pochissimo sulle società di capitali e soprattutto sulle banche, che non a caso hanno il monopolio dell'informazione, il monopolio della rappresentanza d'impresa, che non a caso dicono sempre che va bene quando c'è un governo che invece dà il giro di vite fiscale dal quale essi sono immuni, però questo è il punto. Allora vedete, il motivo per cui mi invitano alcuni, non mi invitano altri e mi invitano quelli di sinistra, a me fa ben sperare. Non perché ovviamente mi illuda che lì mieta consensi alla flat tax e a quello che giustamente dice Daniele, ma perché secondo me dà una qualche speranza al fatto che questo compromesso, che è un compromesso tra chi rappresenta la minoranza ma iper catafratta degli interessi pubblici e però anche una spregiudicata casta di potere grigio che sostiene di parlare a nome del mercato ed è invece uno spregevole cartello. Ecco. Allora, io mi occupo dello spregevole cartello, però mi dà l'idea che se uno sa come funziona il sistema fiscale, se uno riesce a fare un bel po' di questi esempi paradossali, la gente si incazza e inizia un pochino a sbandare nelle sue convenzioni di fondo, inizia a chiedersi se davvero sia come dice Don Vincenzo, oppure no, Visco ovviamente. Conclusione. Guardate, io non sono d'accordo con chi sostiene che chi ha disegnato questo sistema fiscale non conosce la realtà delle imprese italiane. Io ho conosciuto quando ero ragazzo Visco, quando veniva tenuto ostentatamente fuori dalla porta del professor Bruno Visentini per ore e ore, Vincenzo Visco. Mi è capitato di leggere tutto ciò che ha scritto e di interrogarmi a fondo sulle sue convinzioni. Vincenzo Visco conosce molto bene la realtà del nostro paese dal punto di vista della varietà e tipologia delle forze d'impresa e degli occupati. E Vincenzo Visco è convinto, non è un collettivista, non è un comunista, non è così. Vincenzo Visco è semplicemente convinto, tra le tante altre cose, oltre che gli italiani siano afflitti da una tara genetica, che hanno letto troppo Guicciardini, che non credono troppo negli ordinamenti pubblici, eccetera, 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 di cui il mantra sulla evasione fiscale. Lui è convinto fondamentalmente di una cosa, che il nostro paese abbia un problema di bassa produttività, che ha, perché è il problema numero uno nella competizione mondiale per l'Italia, la bassa produttività. Non per gli disincentivi pubblici all'offerta aggiuntiva di lavoro, di investimento, di risparmio, come siamo convinti noi che per questo vogliamo la flat e vogliamo l'abbattimento del disincentivo su questo, come ci insegna Ted Prescott che ha vinto un premio Nobel su questo e così via e così via. No, Vincenzo Visco è convinto che la bassa produttività dipenda dal numero troppo eccessivo, anche in quel caso geneticamente anomalo, per così dire, se vogliamo analizzare un sistema economico come se fosse un organismo. Per lui è geneticamente anomalo il troppo elevato numero di lavoratori autonomi, indipendenti, di piccole imprese nel nostro paese. Lui è fondamentalmente convinto, se leggete tutte le analisi accumulate dal CER, da cui proviene per evoluzione il suo centro studi attuale, eccetera, eccetera, negli anni avete sempre questa costante. Allora lui agisce con il sistema fiscale, poiché non crede nella neutralità dell'imposta, lui non crede, lui vuole che l'imposta eserciti dall'alto un fine. Lui è per le imposte virtuose da questo punto di vista. Servino a premiare la capitalizzazione, come l'ha detto la Superdit, che faceva parte di quel compromesso, infatti, oppure servano invece, e questo lui lo ammette a quattro occhi, a mettere fuori dal mercato, a levare i margini, alcune centinaia, diverse, diverse centinaia di migliaia di piccole imprese, di lavoratori autonomi, di commercianti, eccetera, eccetera. Guardate, questo è un fine
questo è un fine deliberato, perché viene dal costruttivismo di chi crede che con il fisco, come con qualunque altro disincentivo pubblico, si modellino dall'alto le società e i mercati. E lui è convinto che ne venga una virtù, perché dalla diminuzione della unità media produttiva, lui è convinto che sia venuta la bassa produttività. Lui era di quelli che speravano che con la riforma fiscale degli anni 70 saremmo stati un paese in cui le medie erano costrette a diventare grandi, le grandi ancora più grandi, e tutti, la maggioranza dei lavoratori tutti dipendenti di grandi imprese, tutti col sostituto d'imposta. La riforma fiscale degli anni 70 era figlia di quell'illusione, la realtà è andata in tutt'altra dimensione e noi abbiamo bisogno di un sistema fiscale fatto sulla realtà, non sull'utopia, ma lui è fermo a quello. Quando lui fa gli interventi sul fisco d'impresa, è a quello che mira. Allora, io concludo dicendo, a me non stupisce che Confindustria sia bloccata da un sistema di rappresentanza in cui i pochi grandi tacitino la maggioranza dei loro iscritti, perché i pochi grandi hanno un tax rate molto basso e quindi hanno tutto l'interesse a firmare un compromesso iperprogressivo con chi pro tempore rappresenta quegli interessi. Io non mi stupisco di questo. Dico però che c'è un problema che riguarda la rappresentanza di tutte le altre associazioni di impresa nel nostro paese. Perché il problema è che il mondo del commercio, dell'artigianato, del popolo delle partite IVA, lì c'è un problema di cui bisogna occuparsi. A livello nazionale, chi li rappresenta, io sono andato a farci spesso dibattiti, sia negli organi nazionali che a livello locale, a livello nazionale mi dicono, il tuo è un approccio troppo incendiario, perché noi come facciamo a esporre i nostri iscritti all'inevitabile manifestarsi della dolce morte, che una volta si chiamava Agenzia della Riscossione e Visco ha chiamato Equitalia, perché così diventa, no, come l'eutanasia. No, il problema è, ovviamente, io gli rispondo, no, non è questo il problema. Io non chiedo di esporre i vostri iscritti alla manifestazione concreta di quello che da giugno dell'anno scorso io ho visto nella mia filiale di banca, visto che ormai c'è un tenente colonnello della finanza perennemente accampato sul mio conto. Il direttore della mia banca ha cambiato filiale perché dalla direzione gli avevano detto sei diventata l'agenzia col maggior ratio di controlli, guarda che qui diventa un problema. Io gli ho detto, guarda, io quello che non posso fare è smettere di scrivere quello che scrivo, quindi mi dispiace, cambia banca tu. Ecco, questa è la realtà. Allora, detto questo, io non chiedo a Concommercio, Confartigianato, eccetera, eccetera, di esporre i loro iscritti alla recrudescenza molto penetrante, visto le norme che sono state adottate nell'ultimo anno e mezzo, di batterie, di controlli, eccetera, eccetera. Però c'è un problema di rappresentanza dell'impresa, perché una cosa è sicura, loro sono i nemici obbligati di questa visione. Guardate ai provvedimenti che oggi sono annunciati sui giornali, si dice 5 punti in meno di aliquota dell'IRES.